cercare di concentrarci di più sui sintomatici e quindi garantire dei percorsi per i pazienti sintomatici, adulti e bambini, in modo tale che quei pazienti che hanno evidentemente un carico di malattia più importante possano avere attenzioni superiori rispetto a chi è affetto dal virus ma di fatto non è malato. È una delle idee paventate anche dalla Direzione Generale Regionale per affrontare le prossime settimane, che in tema di contagi da SARS-CoV-2 dovrebbero essere le peggiori di sempre. Quella cioè di procedere con i tamponi, soprattutto su chi è sintomatico o paucisintomatico, perché altrimenti la mole dei tamponi da effettuare e in seguito processare sarà eccessiva. Il perché ce lo spiega bene il professor Angelo Paolo dei TOS, direttore del Dipartimento dei Servizi di Diagnostica Integrata dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. Stiamo entrando in una doppia fase che è pandemica per la variante Delta del virus, che è quello che abbiamo potuto conoscere in tempi recenti, e questa novità della variante Omicron, che tende a rendere la malattia endemica soprattutto nel contesto della popolazione vaccinata.